si chiama in inglese? Brown. E questo ci sta? Ci sta in verde? Green. E questo? Yellow. E questo? Pink. E questo? Red. E questo? Orange. E questo? Violet. E questo? Black. Questo? Green. E questo? White. Bravissimi, bravissimi. Adesso però ci dobbiamo spostare, perché stamattina dobbiamo fare il giardinaggio. Che significa? Dobbiamo piantare le piantine. Anzi, dimenticavo, perché mettiamo le piantine adesso? In quale stagione ci troviamo? La primavera che fa? Il sole si riscalda e le piante si svegliano tutte, perché durante anche la natura in inverno cosa ha fatto la natura? Dormiva. Difatti sotto la neve non si vedeva niente. Niente, tutti dormivano. Ma è arrivata la signora primavera e tutti si svegliano. Ecco, siamo arrivati alle piantine, la terra e adesso con calma prendiamo, ognuno prende la piantina e la va a mettere nel suo vaso. Allora, prendiamo la piantina qua, così, guarda. Togliamo, leviamo il vasetto e metterla là dentro. Bravo, adesso devi mettere la terra però. Vai a prendere la terra, mentre questo va, prendi la terra. Andrea, devi fare la stessa cosa. Guarda. Dai, mettila là dentro. Dai, ecco, bravissimo.
Allora, abbiamo invitato qui Nicola perché vogliamo scoprire la vita meravigliosa delle api e quello che le api fanno per noi. I bambini sono interessati, Nicola, e adesso te li presento ad uno. Questo bimbo si chiama? Matteo. Federica. Karim. Thomas. Alice. Christian. Matilda. Il gruppetto è un poco diminuito perché qualcuno già se n'è andato al mare, però noi vogliamo scoprire la vita delle api. Allora, le api, io vi ho portato una piccola casetta per le api, che è formato con i telaini. Qui le api ci depongono sia il miele, sia le scorte da mangiare. E quindi si riempiono questo. Ogni alveare, questo è piccolino, è un portasciami, però un alveare naturale, diciamo normale, è composto da 10 telaini, con tutte le api, come quello che vedete di là. Lì si può vedere benissimo che c'è sopra del miele, questo più giallo è il polline, perché le api si nutrono anche del polline, non solo del miele. Queste le api girano, vanno fiore per fiore e vanno a prendere il nettare. Quanti chilometri o metri, non so, può allontanarsi un'ape dall'alveare? Un'ape può raggiungere anche i 5-6 mila metri, diciamo 5-6 chilometri di distanza. E ogni ape torna nel suo alveare. Non so se avete visto qui sotto dove stanno le api. Lì ce ne stanno 40 alveari. E ogni ape torna alla propria casa, non si sbaglia. Come fanno a tornare a casa? Quando un'ape parte, fa 2-3 giri vicino all'alveare, così, prende l'orientamento e parte. Quindi non è che va solo dritto così, perché poi gira l'ape, gira da un lato a un altro. Un'ape può arrivare fino a 10.000 fiori gira, non è che gira un solo fiore e poi torna a casa. Quindi diciamo che gira 10.000, 15.000 fiori finché non riempie le sacche di miele e di polline. Una volta che ha fatto il carico, torna all'alveare. Ho sentito che a volte avviene lo sciamano, cioè la regina cambia posto. Se è possibile, in base a che cosa? Cioè, perché la regina sceglie di cambiare posto e si porta con sé delle api, naturalmente? Ogni, diciamo, sono degli esseri anche loro, gli animali, quindi hanno l'istinto di procreare, di fare nuove famiglie, se no muoiono, perché la vita di un'ape operaia, per esempio, è di 30-35 giorni. Quindi, diciamo, non si muoiono e poi non si riproducono. Quindi hanno l'istinto di fare nuova famiglia. Lì esce la regina vecchia e si porta con sé un gruppo di api. Anche lì se ne porta forse 10.000-12.000 api, se li porta, loro le api fanno il carico di miele, perché trovare la casa non è semplice. Quindi può durare questo viaggio, diciamo anche 10-15 giorni. Quindi si porta